Esodo capitolo 13, dal versetto 17, leggeremo due versi, 17 e 18. Esodo 13, versi 17 e 18. Alleluia. Pina dice, lei c'era, ha riconosciuto Deborah. Sì, perché qua non vi conoscete di faccia, vi conoscete solo attraverso i profili. Allora, la Bibbia dice, ora, quando il faraone lasciò andare il popolo, Dio non lo condusse per la via del paese dei Filistei, benché fosse la via più breve, poiché Dio disse, perché il popolo non si penta quando vedrà la guerra e non ritorni in Egitto. Ma Dio fece fare al popolo un giro per la via del deserto verso il Mar Rosso. E i figli di Israele salirono armati dal paese d'Egitto. Fin qui. Sapete, Israele stava venendo da una lunga schiavitù in Egitto. Israele stava venendo da questa grande schiavitù e stava percorrendo il deserto. Aveva visto, Dio gli aveva mostrato tanti e tanti miracoli. A parte le 10 piaghe, ma Dio si era mosso in una maniera stupenda in mezzo a questo popolo. E Dio fece una promessa ad Abramo. Qui si stava realizzando la promessa che Dio fece ad Abramo. Dio promise ad Abramo e disse: io ti moltiplicherò, moltiplicherò la tua discendenza e vi introdurrò in un paese dove scorre latte e miele. Io vi introdurrò nella terra promessa, nella terra che io ti ho promesso, Abramo. Quindi vi ricordate, Dio chiamò Abramo a venire fuori dal suo parentado, fuori dal suo paese, e disse: io ti darò un paese migliore, io ti darò la terra promessa. Ora, stesso Dio disse ad Abramo, disse: il tuo popolo, il mio popolo, la tua gente sarà schiava per 400 e passa anni. In totale furono 430 anni, dice, ma io ascolterò il loro grido. Quando loro grideranno a me, io lo ascolterò e io scenderò e li libererò. Ora, trascorsi questi anni, il popolo di Dio cominciò a gridare a Dio e Dio dice che udì il suo grido e scese a liberare. Vi ricordate, chiamò Mosè. Quindi, in questo preciso istante, Israele uscì dal deserto attraverso miracoli straordinari. Dio piegò Faraone, uscirono dal deserto e Dio promise la terra promessa. Mosè disse: io vi libererò, Dio mi ha mandato a voi per liberarvi, per introdurvi nella terra promessa. Dio vi ha promesso, ci ha promesso una terra dove scorre latte e miele, una terra meravigliosa, una terra piena di frutti, una terra dove c'è abbondanza di ogni cosa. Questa è la terra che Dio ci ha promesso. Ora, Dio stava guidando questo popolo nel deserto e lo stava guidando verso questa terra. Ma a un certo punto Dio decide, come abbiamo qui letto, dice che Dio non condusse il popolo per la via del paese dei Filistei, benché fosse la più breve. E il titolo di questa meditazione è La via più lunga. Guardate, Dio scelse la via più lunga per Israele. Eppure Dio sapeva che questo popolo stava soffrendo ormai da anni, da secoli, non ce la faceva più, stava lì schiava, finalmente arriva la liberazione. La prima cosa che tu vuoi fare quando arriva la liberazione, qual è? Quella di abbracciare subito la promessa, perché quello che Dio ti ha promesso. Non ti aspetti una via più lunga, ma ti aspetti subito la scorciatoia, ti aspetti subito che Dio ti dia quello che ti ha promesso. Ed è normale, è umano, è normale aspettarsi questo. Ma ascoltate, la strada che portava al territorio dei Filistei costeggiava in quel tempo il Mar Mediterraneo ed era controllato dagli egiziani. In quel tempo i Filistei si stabilirono proprio lì. Sarebbe quel posto della Palestina, oggi sarebbe Tel Aviv e Gaza. Il popolo si stabilì lì, i Filistei erano lì, per cui Israele sarebbe dovuto passare per quella strada e quella era la strada più breve per andare alla terra promessa. Ora, i Filistei sicuramente avrebbero conteso con Israele, i Filistei sicuramente non li avrebbero fatti passare,
Perché c'era questa faida ereditaria tra Israele e i Filistei, che sicuramente i Filistei non avrebbero aperto le porte e avrebbero detto: oh, dovete andare nella terra promessa, ok, passate di qui. No, sicuramente avrebbero fatto una guerra. Infatti Dio dice: per evitare che il popolo veda la guerra, per evitare che il popolo si trovi in una condizione di guerra, io gli farò fare un'altra strada. Perché? Perché, fratelli, dobbiamo considerare una cosa. Qui ci troviamo di fronte a un popolo che sta uscendo da una schiavitù di 430 anni. L'ultima cosa che avrebbe voluto fare era una guerra. L'ultima cosa che Israele sarebbe mai aspettato era una guerra. Per cui, siccome Dio conosceva, Dio disse: io eviterò questa guerra. Perché? Perché Israele, l'uomo in generale, è così debole che quando si trova davanti ad una difficoltà, la prima cosa che pensa è: torniamo indietro, andiamocene via di nuovo, torniamo a casa, non fa per me. Probabilmente qualcuno avrebbe potuto dire: ci troviamo di fronte ad una guerra, non è volontà di Dio, ce ne dobbiamo andare. Allora Dio, per evitare tutto questo, gli fece fare un giro, una strada più lunga. Sicuramente Dio doveva esercitare e rafforzare la fede del popolo di Israele, perché poi il popolo di Israele diventò un popolo di guerrieri, diventò un popolo che combatté guerre, diventò un popolo che vinse tante battaglie. Finché era sottomesso a Dio e faceva la volontà di Dio, Israele vinceva e vinse tante battaglie proprio contro i Filistei, ma in quel momento la loro fede non era pronta. In quel momento non erano così forti per poter ricevere. Allora cosa successe? Dio sceglie la strada più lunga, ma la strada più lunga, fratelli, amici, non serviva a Dio. La strada più lunga non doveva cambiare Dio. La strada più lunga sarebbe servita al popolo di Israele. La strada più lunga avrebbe fortificato Israele, perché Israele avrebbe vinto le battaglie, ma non in quel momento. Israele sarebbe entrata nella terra promessa, ma non in quel momento, perché non sarebbe stato in grado di combattere. Il deserto formò Israele. Per il loro bene, Dio allungò la strada. Ora, per ognuno di noi, siamo realisti, è difficile poter accettare la strada più lunga. È difficile poter ammettere, poter accettare, dire: Signore, grazie perché per me hai scelto la strada più lunga, perché so che in questa strada lunga tu mi stai preparando. So che tu in questa strada lunga tu stai fortificando la mia fede. So che attraverso le esperienze che farò durante la traversata di questa strada lunga tu mi formerai, mi renderai migliore. È difficile. Nessuno dice gloria a Dio per la strada più lunga. Nessuno è contento quando ci troviamo su quella strada lunga, quando sembra che non arriviamo mai, quando sembra che la terra promessa sia lontana da noi, quando sembra che le promesse siano così lontane da noi. Tutti noi vorremmo poter percorrere la strada più breve, la strada più facile. Infatti, Israele, per lamentarsi e per mormorare contro Dio e contro Mosè, vagò per 40 anni nel deserto. La Bibbia dice, Paolo dice, tutto quello che è stato scritto nella legge, cioè nel Vecchio Testamento, serve per noi, serve ad insegnarci, serve a non farci fare gli stessi errori. Quindi dobbiamo imparare sugli errori dei nostri antenati. Se noi mormoriamo, se noi ci lamentiamo perché al momento ci troviamo sulla strada più lunga, perché al momento non abbiamo ancora quello che vogliamo, perché la terra promessa sembra lontano, perché quelle promesse sembrano non realizzarsi, quindi cosa facciamo? Sapete quanti messaggi mi arrivano ogni giorno di persone che dicono: sono stanco di lottare, sono stanco di percorrere questa strada lunga, voglio lasciare ogni cosa. E l'ho detto anche in un'altra diretta: quando tu lasci, chi ci perde? Sei tu. Non è Dio. Perché se Dio ha scelto la strada più lunga per te, per me, e in tante situazioni Dio sceglie la strada più lunga per formarci. E vi ripeto, il tempo non serve a Dio, perché Lui è il Signore del tempo, Lui vive nell'eternità, Lui vive fuori dal tempo, ma il tempo serve a te. Dio non poteva dare subito la terra promessa a questo popolo che era mentalmente ancora schiavo, dopo 430 anni di schiavitù. Allora Dio dovette preservare quel popolo. Ci credi che Dio
nell'attesa ti sta preservando. Ci credi che quando Dio ti fa fare una strada più lunga, una strada incomprensibile, sta fortificando la tua fede? È difficile crederlo. Fratelli, nessuno dice che è facile qui. Siamo uomini, veniamo meno, abbiamo dei sentimenti. Ma quando Dio sceglie la strada più lunga per te, è perché ti sta preservando dai pericoli. Se Dio sceglie di farci fare la strada più lunga, è perché ci sta liberando dai nemici. È perché ci sta liberando dalle difficoltà. E perché ci sta liberando da prove sul nostro cammino che non saremmo adesso ancora all'altezza di poter gestire. Ecco, ma non lo pensiamo, perché è impossibile pensare a questo. Perché quello che tu pensi, la prima cosa è: Dio mi ha abbandonato, mi trovo su questa strada lunga, mi trovo a percorrere questa strada ormai da anni e non vedo riscontri, mi trovo a percorrere questa strada ormai da anni e non vedo la terra promessa, non vedo quelle promesse davanti a me, non le vedo realizzarsi, non vedo che qualcosa cambia nella mia casa, dentro di me, nella mia chiesa, nel mio ministero, sul mio posto di lavoro, vedo che le cose non cambiano. Ma quella è la strada che Dio ha scelto per me e per te, per formarti, perché non può darti ancora quello che lui ha stabilito, perché, oh, gloria a Dio, Dio per Israele aveva stabilito la terra promessa, lui ha stabilito, e non si pente, non sarebbe mai tornato indietro. Fratelli, anche se nella terra promessa entrò la generazione che venne dopo questi, entrò la generazione di Giosuè e di Caleb, perché questi uomini non fecero altro che lamentarsi nel processo, non fecero altro che lamentarsi nella via lunga, non fecero altro che mormorare, che maledire Mosè, che maledire Dio, che tante volte fecero il pensiero di tornare in Egitto. E dove sarebbero ritornati? Nella schiavitù. Quando tu pensi di voler tornare in Egitto perché Dio non ti ha dato quello che ti ha promesso, a chi stai facendo il torto? Ma ti sei dimenticato da dove vieni? Ci siamo dimenticati chi eravamo prima di Cristo. E tornando indietro, tornando in Egitto, dove andremo? Di nuovo nelle mani di Faraone. E Faraone cosa ti ha dato? Cosa ci ha mai dato Faraone? Faraone a questo popolo, sapete, questo popolo preso ormai dalla cecità spirituale, sapete cosa disse? Disse: era meglio tornare in Egitto. Almeno in Egitto avevamo cibo a sazietà. Non era vero. Perché se voi leggete, nella schiavitù le razioni di cibo erano misere, erano povere. Questi uomini non mangiavano a sazietà. Questi uomini venivano bastonati, venivano frustati, venivano vituperati, venivano trattati male, perché erano sotto schiavitù. Eppure avevano dimenticato quello che avevano vissuto. E perché si trovarono nella strada più lunga, perché si trovavano in un percorso che loro non avevano stabilito per se stessi, pensarono di tornare indietro. Disse: torniamo indietro, torniamo dove eravamo prima. Ma dico, hai dimenticato dove eri prima? Quindi Dio scelse la strada più lunga per evitare che il popolo si scoraggiasse. Chi di noi avrebbe mai pensato, quando tu devi fare una strada, quando tu devi arrivare ad un luogo, ok, se sei una persona che sei sempre in ritardo, cercherai sempre la scorciatoia. Ma se qualcuno dovesse dirti: guarda, non fare la scorciatoia, vai per la strada più lunga, è meglio per te, tu cosa diresti? Dissi: questo è pazzo. Ma come, mi fai allungare la strada? E ce ne metto di più di benzina, ce ne metto di tempo, magari pago l'autostrada due volte. Prendi la strada più lunga. Tu diresti no, tu cominceresti a lamentarti. E immaginate, un popolo intero, 600 milioni di uomini, senza contare donne e bambini. Qualcuno, qualche studioso della Bibbia ha detto che si arrivava a circa 2 milioni e mezzo, 3 milioni di persone. Immaginate, tutti all'unisono che si lamentavano per la strada più lunga, senza sapere che Dio li stava liberando dai filistei. Quando Dio ti porta per una strada incomprensibile, ringrazialo due volte, perché ti sta portando verso la libertà. La meta finale sarà la terra promessa. La meta finale sarà quello che Dio ti ha promesso. La meta finale, l'ultimo traguardo, sarà la benedizione, sarà il traguardo eterno. Ma la via non la scegli tu, la via la sceglie Dio. Quindi Dio ci fa percorrere a volte strade più lunghe per liberarci, perché ci ama.
egli ci prepara, ascoltate bene, egli ci prepara per affrontare i Filistei. Egli ci prepara per abbattere il gigante che esce dalle schiere dei Filistei. Lui ci prepara. Non è detto che non incontrerai difficoltà, perché Israele incontrò tante difficoltà. Israele incontrò tanti nemici che dovette combattere. Dovette scendere in guerra, ma non in quel momento, perché nell'arco di quel tempo, nell'arco della via più lunga, Dio li preparò. Dio ti sta preparando ad affrontare i tuoi nemici. Dio ti fratelli, quando parliamo di nemici non parliamo di nemici umani. La Bibbia è chiara, dice: noi non guerreggiamo contro carne e sangue, ma noi guerreggiamo contro i principati, contro le potenze dell'aria, contro i demoni. È una battaglia spirituale. Dio ti sta preparando, ma per prepararti ha scelto la via più lunga, perché adesso forse non saresti ancora pronto. Forse alcuni sono già pronti e Dio ti indirizzerà su quella strada che sta per arrivare alla promessa. Ma se non sei ancora pronto, Dio ti sta preparando. E ti prepara come? Facendoti prendere la via più lunga. Dio, fratelli, Dio non ha bisogno di correre. Proprio perché Lui non vive nel tempo. Non ha bisogno. Non ha bisogno, Dio, del tempo. Il tempo tu ne hai bisogno. Lui sa. Alcuni di voi forse pensano: ma io ormai ho già un'età. Ormai ho già superato i 35, ormai ho superato i 40. Ormai sono adulto, ormai sono adulta. Quant'altro tempo devo aspettare? Probabilmente stai aspettando ancora l'uomo della tua vita, la donna della tua vita. Stai aspettando una promozione al lavoro, qualsiasi cosa. E stai facendo dettare alla tua carne quello che sarebbe meglio per te. Quindi che cosa succede? Perché vedi che ormai hai superato i 35, hai superato i 40, hai superato i 45. Cosa fai? Dici: io ho bisogno di una compagnia. Vabbè, il primo che capita. La prima che capita, a tuo rischio, correrai tu il rischio. Dopo non puoi dire a Dio: Dio, perché? Perché Dio ti ha messo su un percorso, su una strada più lunga, per evitarti di danneggiarti, per evitarti di farti del male. Lui non ha bisogno del tempo. Tu ti lamenti che hai superato una certa età. Dio no, perché Lui è eterno. E Lui dice: io posso darti in un anno quello che tu non sei riuscito ad ottenere in 10 anni. Io posso darti in un mese, in una settimana, quello che tu stai cercando di realizzare con le tue forze ormai da anni. Io te lo posso dare in una settimana, perché per me non cambia niente. Io sono in grado di affrettare i tempi e sono in grado di rallentare i tempi. Tutto appartiene a Dio, il tempo è nelle mani di Dio. Fratelli, la glessitra è nelle mani di Dio, non nelle tue mani, non nelle mie mani, non nelle mani del tuo boss, non nelle mani dei tuoi genitori. La glessitra è nelle mani di Dio. Lui gestisce il tempo, Lui cambia le carte in tavola, Lui gira le lancette dell'orologio, perché Lui è Dio. A Lui piace fare quello che vuole fare, e se trova dei figli disponibili a fargli fare quello che Lui vuole, tanto di guadagnato. I benedetti ne saremo noi, perché Dio non ha bisogno di benedizione. Dio non ha bisogno di entrare nella terra promessa. Tu hai bisogno della benedizione, tu hai bisogno della terra promessa. E quindi se Lui per te ha scelto la strada più lunga, che è spesso quella del deserto, rallegrati, perché ti sta evitando un sacco di pericoli, un sacco di battaglie inutili. Quante volte, fratelli, io l'ho detto, quante volte ho detto: Signore, grazie a fine giornata, perché non l'ho visto, ma sicuramente mi hai liberato da tanti pericoli oggi. Mi hai liberato da tante trappole anche oggi. Signore, grazie, perché non l'ho visto, non lo so, ma sicuramente c'erano gli angeli accampati attorno a me e mi hanno protetto da un male, da un guaio, da una catastrofe, da un incidente. Quante volte Dio lo fa? Quante volte Dio ti fa bloccare in mezzo al traffico? E poi capita che sei passato e hai visto un brutto incidente e hai realizzato e hai detto: wow, se non fosse stato per questo traffico io mi sarei trovato lì in mezzo. Quante volte hai fatto tardi, sei sceso tardi da casa e ti sei pure lamentato, hai detto: ho fatto tardi, hai cominciato a sbrogliare contro te stesso, sei arrivato al lavoro nervoso, senza sapere che probabilmente Dio ti ha liberato da un incidente. Ma questo non lo sappiamo, perché probabilmente non ci è dato sapere tutto. Ci è dato semplicemente fidarci di Dio. Quindi Egli ci sta preparando, fratelli, per affrontare il nostro gigante.
perché il gigante lo affronterai, e se lo affronti nella giusta posizione, con le giuste armi, quel gigante cadrà, perché Dio ti ha dato ogni cosa per poter abbattere quel gigante. Goliath venne meno, cadde davanti a Davide. Tu incontrerai il tuo Goliath, incontrerai l'esercito che ti vuole guerreggiare, ma lo batterai. Perché? Perché in quel giro più lungo Dio ti preparerà. Continua a camminare, non ti fermare, non avere pensieri di pentimento, non pentirti, non pensare di voler tornare indietro, non pensare di voler tornare in Egitto dove le razioni di cibo erano poche, non pensare minimamente che Faraone t'abbia voluto del bene, che Faraone t'abbia soccorso nel momento del bisogno, non lo pensare minimamente. Continua a camminare sulla strada dove sei, di Signore, continua a darmi ancora un po' di pazienza, perché io so che alla fine entrerò nella terra promessa, perché quello è il fine ultimo. Il fine ultimo, fratelli, di questa camminata pazza su questo mondo di corrotti, su questo mondo di ladri, su questo mondo che gira a senso unico, su questo mondo che va contro i principi cristiani, alla fine, il fine ultimo di tutta questa traversata, ecco perché noi siamo pellegrini. Il problema è che alcuni di noi hanno messo così tanto le radici su questo mondo, come se non dovessero più lasciarlo. Ecco che arrivano tante delusioni. Perché arrivano tante delusioni nella tua vita? Perché hai messo radici, ti stai aspettando qualcosa dal faraone, ti aspetti qualcosa da questa terra. Togli le radici da questa terra, devi camminare, non devi radicarti su questa terra, sei un pellegrino. Il fine ultimo, la meta finale, è la terra promessa, non è la terra. Non siamo come i testimoni di Geova che vogliamo questa terra, se la potessero tenere anche loro, se la tengono, gli do anche l'indirizzo di casa mia, dico venire a pigliare casa mia, non mi interessa, perché per me Dio c'ha il cielo, ha preparato una stanza per me, una stanza nel cielo, Dio ha preparato per me, siederò a tavola con Abramo, Isacco, Giacobbe, dove Gesù sarà lì, sarà lo sposo. Ma che mi importa di questa terra? Che mi importa di radicarmi su questa terra? Allora molti, perché hanno fondato le proprie radici forte su questa terra, ecco che sono in ansia per qualsiasi cosa gli succede. Sappi che tu sei un pellegrino, stai camminando, e il fine ultimo non è la terra. Se vuoi la terra, tieniti la terra, statti sulla terra, è un problema tuo. Io voglio il cielo. Io sto camminando verso il cielo, sto camminando verso quella terra promessa, sto camminando verso le promesse che Dio mi ha fatto su questa terra, perché Dio ci ha fatto delle promesse che realizzeremo su questa terra, per farci vivere una vita benedetta, per farci vivere una vita sazia di ogni cosa, di provvidenza, di amore, di pace, di gioia, farci vedere la sua gloria. Gloria a Dio! Stiamo camminando anche per questo, ma il fine ultimo è la terra promessa. Dio stava preparando il popolo alla terra promessa. A volte Dio sceglie per noi strade e tempi incomprensibili, ma nell'ordine spirituale hanno un senso. Quindi ricorda, a volte anche se può sembrare un disordine la tua vita, la tua situazione, sappi che nell'ordine divino hanno un senso. Quindi, fratelli, sappiate che se Dio non avrebbe allungato, se lui non avesse allungato la strada a Israele, non sarebbero mai arrivati alla terra promessa. Lasciamo a Dio il timone della nostra vita. Lasciamo a Dio il comando della nostra vita. Lui sa come guidarla, sa dove guidarla, conosce la strada meglio di noi, conosce i pericoli meglio di noi, sa come farceli evitare. Anche se sceglie la strada più lunga, ringraziamolo, perché alla fine, quando il cerchio si chiuderà, io e te entreremo nella terra promessa. Quando il cerchio si chiuderà, quando la strada finirà, lui ci introdurrà in quella terra dove scorre latte e miele. Fratelli, concludo dicendo che se Dio non avesse allungato la strada di Israele, perché li fece passare per il Mar Rosso, Dio poteva evitare che Israele passasse per il Mar Rosso. L'abbiamo letto, lo poteva evitare. Ma se Dio non li avesse messi davanti a quel grande e terribile mare, oggi potremmo mai raccontare che lui aprì il Mar Rosso? Potremmo mai raccontare che Mosè stese il suo bastone e aprì il mare?
Potremmo mai raccontare che cavalieri, carri egiziani furono inghiottiti nel mare? Lo potremmo raccontare. Alla fine Dio diede, attraverso quel passaggio più lungo, una gloriosa liberazione al popolo di Israele dagli egiziani. Perché gli egiziani, una volta che li fecero partire, dopo l'ultima piaga che fu la morte dei primogeniti, dopo rientrò in sé e disse: che abbiamo fatto? Abbiamo lasciato partire gli israeliti e chi ci servirà adesso? Rincorriamoli e ammazziamoli nel deserto. È la fine per loro. Con ancora più rabbia. Quindi gli egiziani, se Dio non avesse allungato la strada, sarebbero stati ancora nemici di Israele. E probabilmente li avrebbero ammazzati, perché li avrebbero raggiunti avendo carri, cavalli veloci. Questi uomini erano a piedi, con le donne, tante donne incinte, con tanti animali, bestiame. Li avrebbero raggiunti subito. E invece, attraverso quella strada più lunga, si trovarono davanti al Mar Rosso, perché Dio doveva distruggere completamente e totalmente i nemici del suo popolo. Ecco perché si trovarono lì. Oggi questo potremmo raccontarlo? Non potremmo raccontarlo se non si fossero trovati davanti a quel mare. Quindi rilassati, goditi il viaggio, perché se Dio ha scelto la strada più lunga è perché ti sta preparando, ti sta formando, ma soprattutto ti sta liberando dai nemici che adesso ancora non puoi combattere. Quindi di Signore grazie. Alla fine devi anche ringraziare. Pensa un po'. Alla fine devi anche dire: Signore, grazie. Amen. Vogliamo pregare, fratelli, affinché questa parola scenda nei nostri cuori stamattina. Alleluia. Alleluia. Signore, gloria al tuo nome. Padre, grazie. Signore, grazie per la tua parola anche stamattina. Perché la tua parola è manna. La tua parola è acqua. La tua parola è cibo che sfama, è acqua che disseta. Signore, grazie per la tua parola meravigliosa. Ancora stamattina sei arrivato pronto. Ancora stamattina non ti sei fatto attendere, Signore, ma hai parlato alle nostre vite. Signore, grazie perché tu scegliesti la strada più lunga per evitare una guerra di Israele. Signore, grazie perché tu scegliesti la strada più lunga per poter guidare questo popolo verso la libertà. Tu scegliesti la strada più lunga per poter distruggere i nemici di Israele. Signore, aiutaci a capire. Non permettere che siamo come Israele, Signore, un popolo lamentoso, un popolo che mormora giorno e notte, un popolo, Signore, che piagnucola perché ancora non ha avuto quello che tu gli hai promesso, perché il fine ultimo è la terra promessa. L'ultima tappa è la terra promessa, è quella terra che tu ci hai promesso, Signore. Noi ci entreremo in quella terra, perché l'hai promessa a noi, l'hai promessa ai nostri padri, e noi stiamo camminando verso quella strada, stiamo camminando verso quella terra che nessuno ci toglierà, nessun nemico, nessun gigante, nessuna prova, nessuna malattia, nessun vizio, nessun legame potrà separarci dal tuo amore. Nessuno, Signore, potrà liberarci da quello che tu hai promesso alle nostre vite. Signore, grazie. Perché anche se ci troviamo sulla strada più lunga, anche se la strada più lunga, Signore, a volte fa male, anche se la strada più lunga è quella che secondo noi ci sta facendo perdere più tempo, noi ti ringraziamo, Signore, perché sappiamo che alla fine, noi vedremo la terra promessa. E quando l'abbiamo vista, tu ci introdurrai dentro. Signore, ti voglio pregare per i miei fratelli, per le mie sorelle stamattina collegate. Ti voglio pregare, Signore, per chi sta guardando questo video in questo momento, ne siamo in tanti. Signore, io voglio pregarti che tu fortifichi la pazienza di ognuno di loro. Io voglio pregarti, Signore, che tu fortifichi il cuore, la fede di quanti in questa mattina sono collegati, affinché se ci troviamo su quella strada più lunga possiamo ringraziarti, tirare un sospiro di sollievo perché ci stai liberando dai nostri nemici su quella strada lunga, una strada a noi incomprensibile, una strada che non capiamo, una strada che ci sta facendo uscire pazzi, umanamente parlando, ma ha senso nella tua volontà.
Tutto ha senso. Quello che tu fai, Signore, ha senso. Quello che tu fai è buono. Quello che tu fai è per noi e per il nostro bene. Perché tu non hai bisogno di percorrere la via più lunga. Tu non hai bisogno di tempo, Signore, perché tu sei il Dio del tempo. Ma con il tempo tu prepari noi, con il tempo tu formi noi, con il tempo, Signore, tu modelli e lavori le nostre vite. Grazie perché noi siamo qui, Signore, ci stiamo facendo lavorare da te, ci stiamo facendo modellare, vogliamo farci aggiustare su quella ruota. Se ci sono, Signore, delle ammaccature nella nostra vita, metti la mano lì dove tu sai che la devi mettere, dove il vasaio la metterebbe, e modellaci, rifà di nuovo il vaso, Signore, perché tu non sei di quelli che getta via il bicchiere quando si rompe, ma tu sei colui che lo riprende, riprende quel vaso, lo rimette su quella ruota e lo lavora un'altra volta, e non aggiusti le crepe, ma tu togli le crepe. Signore, grazie, facci comprendere questo, che tu ci stai liberando dai nostri nemici. Signore, grazie, perché anche se al momento ci troviamo in un luogo dove non vorremmo essere, in un luogo che non avremmo mai sperato per noi, noi sappiamo che attraverso quel luogo tu ci stai liberando, e attraverso quel luogo che noi non vorremmo vedere, attraverso quella condizione in cui noi non vorremmo stare, tu ci stai portando davanti al Mar Rosso per aprirlo. Tu non ci porti davanti al Mar Rosso per farci morire. Tu non portasti Israele davanti al Mar Rosso. Pensate, fratelli, a destra e a sinistra il deserto, dietro un esercito egiziano ancora più infuriato, davanti il mare, dove sarebbero andati tutti questi milioni di persone? Cosa avrebbero fatto queste donne e questi bambini? Dio aveva la soluzione, Dio aveva il piano, Dio aveva in mente di squarciare il Mar Rosso, di far passare il suo popolo per l'asciutto, non per l'umido, affinché lui potesse dopo soccombere, potesse dopo risucchiare, annegare tutto l'Egitto. Carri, cavalieri, potenti, Dio disse: giratevi indietro, voi non li vedrete mai più. Ecco, la via più lunga servì per non vedere mai più il nemico. Dio ha scelto la via più lunga per te, ringrazialo, perché ti sta liberando dai nemici che non vedrai più. Signore, grazie, grazie, grazie per la tua parola, perché tu sei buono e la tua benignità dura in eterno. Nel nome di Gesù ti ringraziamo. Amen e amen. Amen. Gloria a Dio. Amen. Fratelli, Dio vi benedica. Dio benedica le vostre vite. Dio vi benedica questo nuovo giorno. Possa darvi quello che il vostro cuore desidera. Mi raccomando. Niente scoraggiamento, niente mormorio, niente lamentela. Dio è al comando e ci introdurrà in quella terra meravigliosa. Ci darà i buoni frutti di quella terra. Ci darà le buone promesse stabili fatte a Davide. Le promesse di Dio sono stabili, non sono vacillanti. Le promesse di Dio sono sì e amen. Quando Dio dice sì e amen, non c'è replica. Nessuno può replicare. Per cui vai, sii gioioso, comincia questa settimana alla grande dicendo: anche se sto sul sentiero più lungo ed è quello che non vorrei, perché fratelli io non lo voglio al pari di voi, ma alla fine girandoci indietro diremo: Signore, grazie, perché hai fatto tutto il resto su questa strada lunga. Amen. Fratelli, Dio vi benedica. Salverò questa diretta, condividetela con quanti più possibile, facciamo arrivare questo messaggio a più persone possibili. Ci vediamo domani mattina, come sempre, 7:30. Dio vi benedica.